Buongiorno ragazzi, oggi vorrei parlarvi di idratazione e sport di resistenza. Mi riferisco principalmente all'importanza dell'idratazione nella prestazione sportiva e vedremo insieme, anche con l'ausilio di grafici, come la mancanza di reintroduzione all'interno dell'organismo di liquidi ci porti a un decadimento evidente della nostra prestazione. Questo video è indirizzato agli appassionati di sport di resistenza, quindi mi riferisco alla corsa, al ciclismo o comunque attività protratte nel tempo di tipo prevalentemente aerobico. Vediamo insieme con l'ausilio di alcune slide. Innanzitutto andiamo a vedere quali sono gli effetti della disidratazione. Noi sappiamo che una perdita di liquidi, a pari circa all'1% del peso corporeo comporta un aumento significativo della temperatura e ci induce ad una sudorazione più eccessiva. E qui inizia il decadimento della prestazione. Quindi per una persona di 70 kg la perdita di 700 grammi in liquidi comincia a deteriorare la nostra prestazione. Se poi andiamo a perdere all'incirca l'1,5-2% in peso corporeo, la decrescita della prestazione sarà sensibile e a parità di carico e di intensità di sforzo, per ogni litro di sudore la frequenza cardiaca aumenterà di circa 8 battiti al minuto. Scrivo qui per compensare la diminuzione della gittata, nel senso che il flusso ematico con la disidratazione si riduce e quindi il nostro organismo per compensare aumenta la frequenza cardiaca. La perdita di liquidi superiore al 2% del peso corporeo diminuisce la nostra capacità di resistenza, addirittura del 20% o più, e di conseguenza riduce del 10% il massimo consumo di ossigeno. La disidratazione è quindi una delle maggiori cause della deriva cardiaca. Per andare ad analizzare nel dettaglio che cos'è la deriva cardiaca e che cosa è il VO2 max, nel mio canale trovate due video specifici sull'argomento, quindi non mi soffermo più di tanto sulla deriva e sul VO2 max proprio perché ho già fatto due video dedicati. In questo grafico abbiamo la possibilità di confrontare l'andamento della frequenza cardiaca al trascorrere dei minuti ed è un grafico strutturato tenendo in considerazione una velocità costante, quindi un mantenimento della prestazione senza incrementi o diminuzioni ci porta proprio a uno scostamento laterale della frequenza cardiaca o deriva cardiaca e ci porta ad avere una curva decisamente più importante se non ci reidratiamo. Quindi noi abbiamo già dopo 80-90 minuti uno scarto evidente, come vedete dalle due linee, se la prestazione è svolta con o senza idratazione. Nell'ultimo grafico vediamo quindi il decadimento della performance sportiva in funzione della mancanza di introduzione di liquidi durante l'attività. Come vedete, già un 1-2% di diminuzione in percentuale del peso corporeo ci porta a una prestazione massima tanto diversa. Se noi all'inizio abbiamo il 100% di prestazione, con un decadimento del 2% del peso corporeo perso e sprecato in liquidi e sudore, noi abbiamo già un 10% in meno di performance sportiva. Quindi è fondamentale sia in estate che in inverno reidratarsi, specialmente le nostre uscite sono superiori all'ora e mezza. Chiaramente più fa caldo, più l'effetto è accentuato, ma anche in inverno è fondamentale reintrodurre liquidi, sali minerali durante un'attività sportiva di lunga durata. Iscrivetevi al mio canale se volete altre informazioni sugli sport di resistenza. Io principalmente tratterò corsa e ciclismo, che sono i due sport da me praticati da diversi anni. E cercherò di dare dei contributi sulla base della mia esperienza e della consulenza di specialisti. Vi invito a condividere anche il video per aiutarmi a crescere e assolutamente buone corse e buone pedalate a tutti da Alessio.